corruzione europea di un berlusconiano che ha spacciato menzogne fino a trasformarla in senso comune e per esempio difendendo la guerra criminale in Iraq, che ha ammazzato molti bambini. In America i suoi cosiddetti colleghi, che in realtà colleghi non sono, hanno chiesto scusa agli americani per aver sostenuto una guerra preventiva basata su prove false. Ferrara ha cambiato battaglia, adesso è antiabortista. Capito come funziona in Italia? E Ferrara è uno dei peggiori, perché è uno dei meno stupidi, bisogna riconoscerla una quota di intelligenza cinica rispetto ai tangheri piccoli, ai pesci piccoli del giorno. Usciamo dal torpore nel 2008? Cosa ne pensi di questo incontro con Giuliano Ferrara? Ma, si pensava che fosse un dibattito pubblico, invece era presente soltanto una parte, cioè Bondi e Ferrara, cioè gli ex comunisti che adesso sono ratzingeriani. Si poteva fare un dibattito aperto alle voci critiche, per esempio le donne che difendono la maternità responsabile, quindi difendono la legge che va applicata anche nell'informazione e la prevenzione, ma che è un buon punto di equilibrio di una società complessa in cui esistono anche purtroppo le gravidanze non desiderate, e la donna ha il diritto di scegliere del suo destino e del destino della sua maternità. Credo che inoltre Ferrara sia un personaggio talmente poco credibile che, per quanto mi riguarda, se anche difendesse una causa giusta non gli attribuirei una serietà e una coerenza, perché è passato in pochi anni da Stalin a Ratzinger attraverso Hammamet ed Arcore. È un personaggio che manipola l'informazione, che ha sostenuto le false motivazioni della guerra preventiva, che ha ucciso tantissimi bambini, e i giornalisti americani che hanno sostenuto quelle balle di Bush hanno chiesto scusa ai propri elettori in America. Invece Ferrara ha voltato pagina, è passato dal pantano iracheno tuttora in corso alla nobile causa della legge 194, un personaggio che fa parte dell'Italia peggiore. Quindi la moratoria in sé non è una proposta da criticare? Io penso che questa legge vada applicata così com'è, e se vogliamo aprire un dibattito facciamolo in modo serio, con un confronto alla pari, sentendo anche gli scienziati, le persone serie che studiano questi temi, sentendo le donne, le associazioni delle donne, non facendo una battaglia ideologica in nome della vita non ancora nata, quando poi le vite reali delle persone vengono distrutte quotidianamente anche con il sostegno ideologico dei Ferrara di turno, per esempio. C'è il Parlamento, se ne discuta pure in Parlamento, ma senza sottoporre questo tema delicatissimo alle convenienze dell'informazione e della bassa politica dei partiti.